I reati su cui dovrà indagare la Procura di Firenze saranno certamente l'omicidio colposo aggravato dalla presumibile violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, il crollo colposo e le lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli altri operai che sono risultati feriti dall'evento. Sicuramente sono capi di imputazione gravi perché parliamo di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione di norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, con pene detentive, qui parliamo di un delitto, quindi parliamo di reclusione, che possono andare dai 2 ai 7 anni. Fatti del genere è bene precisare che non accadono mai per caso, c'è sempre un concorso di cause, c'è sempre un intervento umano che ha contravvenuto, può avere contravvenuto a disposizioni normative o tecniche, ci sono questioni legate alle modalità di esecuzione e di svolgimento delle attività lavorative, queste concause messe insieme possono portare, così come è sempre accaduto nel passato, alla realizzazione di eventi infortunistici di entità diversa, si va dall'infortunio relativamente banale al disastro in cui sono coinvolte più persone.